Cosa ne pensi tu di Valentino La Ducati? Che cosa penso? Non lo so. Penso che Valentino è un grande pilota, ha vinto 7 mondiali in MotoGP e la Ducati è una grande moto che ha vinto un mondiale in MotoGP. Allora, chi si ha vinto prima? Lui è australiano. Allora, perché Valentino supere il livello di Stoner di vincere 2 mondiali, no? Lui è italiano, una marca italiana. Penso che la competitività di ambos sono grandi. Allora, sicuramente l'anno prossimo Valentino starà lottando per il mondiale. Quindi sarà il tuo primo concorrente? Non lo so, in questo mondo delle gare è difficile sapere che va a succedere, no? Sempre c'è cambiamento in tutti gli anni, sempre c'è sorpresa e cose che sono peggiori di quello che aspettavi, no? Ma sicuramente non solo Lorenzo Rossi o Lorenzo Pedrosa, sono tanti pilota che possono lottare per il campionato. Jorge, hai qualche rimpianto, scusa? Sì. L'anno scorso è stato un momento in cui sembrava tu finissi in Ducati, arrivassi in Ducati, con grande gioia dei colleghi spagnoli che insomma auspicavano forse questo tuo arrivo nella moto che un pochino rappresenta il simbolo dell'Italia. Hai qualche rimpianto comunque che questa cosa non sia andata in fondo, cioè di non essere andato in Ducati? Magari ci andrà in futuro, non lo sappiamo, però comunque ti sarebbe piaciuto? Io sempre... Mai arrepiento di quello che faccio nel passato, no? E se prendo una decisione vado al 100% in questa decisione. Provo di imparare dall'errore del passato, no? Ma una volta imparato lo olvido e solo penso nel futuro. Senti, Jorge, in Italia il personaggio Lorenzo forse non è ancora conosciuto come meriterebbe. A questo proposito mi piace ricordare, tornando purtroppo al fatto di Misano Adriatico, dopo la gara tu sei stato l'unico pilota, foto che lo testimoniano, l'unico pilota nella conferenza stampa ancora in tuta, per cui sudato dopo una gara difficile per mille motivi, per quelli sportivi, ad assistere alla conferenza stampa dove si spiegava cos'era successo a Tomizawa. Poi ci sono state anche delle critiche sulla tua scelta del casco questa settimana a gara di Aragon. Vorrei che tu ci aiutassi a capire meglio, perché la gente secondo me anche in Italia deve capire il perché della scelta del casco, e questo, insomma, questo credo sia importante che la gente conosca. Héctor Martín, che è il mio capo di prensa, ha pensato questo del casco. Magari io all'inizio l'ho trovato un po' esagerato, no? Come hanno detto qualche giornalista italiano, che tutti sappiamo qual è, e tutti sappiamo con chi tifa lui. Che era esagerato, no? Io l'ho trovato esagerato all'inizio, ma alla fine, pensandolo un po', io dico, prima devo essere sicuro che alla famiglia le piace questo, no? Allora abbiamo telefonato alla famiglia, abbiamo telefonato alla sua marca di casco, perché loro, se la famiglia era d'accordo, che la famiglia ha fatto una illusione molto forte, io volevo che la marca di casco nos diesse nel disegno, no? Per farlo esattamente uguale. E anche il manager di lui, Noburu Ueda, è stato molto felice, molto contento, e questo a me è lo che mi basta, no? Io penso che se loro sono contento di questi dettagli, e per me, se Tommy lo poteva vedere, a lui sicuramente le piacerebbe. E questo è l'unico che mi interessa. Bravo, bravo, bravissimo. Senti, da qui a fine campionato. Bravo Mario. Da qui a fine campionato la Honda va forte, la Ducati va forte, tu che Yamaha avrai? No, diciamo che noi abbiamo tenuto una piccola ventaja, diciamo, in linea generale. La moto era molto competitiva all'inizio della stagione e noi abbiamo stato bravi per approfittare questo momento, no? E per vincere gare, per finire sempre nel podio. E adesso invece siamo all'opposto, no? Magari la competenza è più a posto e loro hanno lavorato di più. In quel momento loro hanno l'opportunità di vincere gare, di prendere tutti il massimo punti, e noi adesso siamo un po' con difficoltà e dobbiamo finire gare, finire al massimo, il massimo risultato possibile, no? La situazione hanno cambiato, ma la mentalità è la stessa, è vincitora, e quello che della calcolatora e tutto questo è una bugia.